Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questa canzone, La fine dei Måneskin. Ma è veramente così? Non lo so. Sapete perché? Con Moisés noi possiamo estrapolare la traccia solo del basso. Quindi, se andiamo a ascoltare, in realtà il basso non fa proprio così. Anche se questo qua è super figo e va benissimo, in realtà è un po' diverso. Ho visto un po' di trascrizioni in giro sul web e ho visto che nessuno si è avvicinato a quell'originale. Quell'originale è la più semplice di tutti, vedremo. Ma andiamo a vedere. Allora, estrapoliamo solo il basso, lo mettiamo in solo. Allora, praticamente si sente che prima di tutto è un'ottava sotto, cioè. Quindi questo riff, questo abbellimento non viene preso sopra, ma viene preso sotto. Si tratta di Si bemolle La Sol. Noi abbiamo un La di base e poi andiamo a fare Si bemolle La Sol. Con un passaggetto tra la e il si bemolle, se riesci a farlo, altrimenti lo semplifichi semplicemente si bemolle la sol. Un'altra trascrizione che ho visto che si è avvicinata molto va a fare così, che va benissimo perché se noi andiamo a mettere la chitarra, questo ritmo lo fa la chitarra. Pam, 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 pam. Però se ascoltiamo solo il basso, lui fa soltanto gli ottavi. Dan 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 dan. Semplicemente questo. E questo dà una bella botta. C'è già la chitarra che fa l'altro ritmo. Poi, ripeto, se vuoi fare l'altra parte ritmica, sicuramente è più interessante, più anche divertente da suonare. Però andiamo a vedere quella base. Quindi partiamo con appunto il La, poi Si bemolle La Sol. A un certo punto saliamo di quarta, cioè dal La scendiamo sulla nota Re e con la stessa diteggiatura andiamo a fare. Il Mi bemolle, Re e Do come note di abbellimento appunto del riff. Ottimo esercizio anche questo per tenere la mano aperta e andare a usare tutte le dita. Chiaramente potrei anche farlo anche con un solo dito, però se riesci a mettere il 3, poi 4, 3, 1, 3, 4, 3, 1, secondo me questo ti aiuta ad avvicinarci a quella cosa che diciamo spesso, quattro dita, quattro tasti. Proviamo ad andarla a suonare così vediamo poi anche l'abbellimento sul re va a mettere una cosa particolare. Mettiamo solo basso, batteria e chitarra. Ok, cosa sono andato a fare? Qua il riff normale come prima, poi ho spostato la mano con l'uno perché mette queste note Do, Si bemolle e La. Poi ritorno col mio anulare, così mi apro la mano per andare a prendere il riff. Proviamo a farla tutta questa parte qua e poi ripete tutto due volte. Questa qua è la strofa. Potenza di Moisés, rallentiamo un pochettino, 113 l'originale, andiamo a farla 105. Mano, torniamo giù.
e poi ripete, riparte e ripete. Andiamo al ritornello. E ripete. Allora, andiamo con il dito 1 sul re. Re, 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 mi bemolle. Re, 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 mi, mi. Col mi bemolle, quindi 1 e 2. Poi, per la, anche qua, il riff. Un riff cromatico. Mettiamo anche qua il dito 4. In questo modo faremo 4, la bemolle. 3, sol. 2, sol bemolle. 1, fa. Poi mi a vuoto e fa. E poi torniamo sul nostro re mi bemolle. Più avanti c'è un bellissimo riff che è rubacchiato, diciamo che è praticamente Another Brick in the Wall. Andiamo a sentirlo. Education, we don't need no control. Praticamente è quello, e anche la tonalità è la stessa, tra l'altro probabilmente una citazione. Allora, il basso qua va a fare un riff portante, quindi re, mi, fa, mi, mi, re, mi, fa, mi, tre volte, re, mi, fa, mi, mi. La quarta volta va a mettere la, 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 sol, 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 acuti, tasto 7, tasto 5 della corda di re. Li facciamo, li suoniamo un po' staccati, qua sento anche che il basso ha il suono un po' più distorto rispetto a prima. Terzo, acuto, la, 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 sol, sol, sol. Bellissimo anche questo riff da suonare insieme. Qua era 105, quindi un po' più lento. Proviamo a suonarlo insieme. Adesso qua bisognerebbe vedere, lui cade poi nel ritornello. Re, 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 mi bemolle. Però qua, anziché mettere quella scala cromatica discendente che abbiamo visto prima, va a mettere il la e il sol acuti. Andiamo a sentirlo. Ok? Ora... Re, re, mi, la, sol, finali, sempre tre stacchi, tan, 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 tutti sul re. Ogni tanto mette poi un abbellimento con uno slide in giù fuori, però di base tiene sempre quello e poi va a finire su tre la finali. Andiamo a sentirla. Ora la. Scusa, ho preso i giri spaiati. Era qua in cui andava a fare il la e il sol, perché non lo fa sempre. A volte fa solo i tre stacchi e non va a mettere l'abbellimento sul quarto. Andiamo a prendere ancora il finale. Sempre i tre. Qua va a prendere tre la acuti. La, la, la. Benissimo, questi sono più o meno i giri. Quindi cosa volevo dire? Soprattutto con il primo riff, molto spesso
no, dobbiamo cercare di staccare l'ascolto della chitarra che, essendo distorta, è molto portante e vedere cosa fa il basso, perché a volte il basso con una cosa più semplice poi va a dare comunque più pancia al brano. Bene, spero che questo video ti sia stato utile e noi ci vediamo poi al prossimo. Ciao, a presto, Carlo.